sì, lo fa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie di essere qui, grazie al nostro segretario, senatore Salvini. Una tappa importante in Liguria, una delle città più importanti della Liguria dopo il capoluogo. Certamente l'affetto che dimostrate ci ripaga di tanti sforzi. Sono gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale. Dobbiamo far passare il messaggio della Lega, dobbiamo far passare quello che è stato il lavoro, il buon lavoro nella regione Liguria in questi 5 anni. Certamente 5 anni difficili e, come ho ricordato più volte, nelle difficoltà si vede la squadra vincente. Abbiamo avuto maltempo, abbiamo avuto la mareggiata che ha danneggiato il porto di Rapallo, il porto di Santa Margherita, che ha cancellato la strada di Portofino. Abbiamo avuto la tragedia del Ponte Morandi, abbiamo avuto il Covid. Una regione, un'amministrazione che ha saputo, appunto, come dicevo, reagire, fare bene e fare presto. Soprattutto nell'occasione, nella mareggiata, abbiamo avuto prova che il governo, quando esponenti della Lega che hanno responsabilità, e qua c'è Edoardo Rixi, che è stato protagonista di quei momenti. Grazie a lui, soprattutto grazie al governo, abbiamo fatto sì che arrivassero rapidamente i finanziamenti, rapidamente le risorse per riparare i danni. Se oggi possiamo, da questo punto di vista, guardare con ottimismo al futuro, è proprio perché in quei momenti c'è stata una continuità, un'affinità fra governo centrale, regioni e anche in questo caso amministrazioni locali. Quindi, cosa di meglio che sentire proprio da Edoardo Rixi quello che è la prosecuzione di questa campagna elettorale, ricordando quello che si è fatto di importante e quello che ancora dobbiamo affrontare. Grazie Franco. Allora, intanto ringrazio tutte le persone, ringrazio ovviamente Matteo che è qua con noi dopo una lunga giornata ieri passata prima in provincia di Savona, Valbormida, poi Savona città, Albissola, quindi i quartieri popolari di Genova, poi il comizio in piazza Matteotti, la cena in Porto Antico, oggi prima un passaggio su Recco, poi qua su Rapallo. Devo dire, grande giornata Ligure, tornerà Matteo anche alla fine per la chiusura della campagna elettorale, ma oggi una giornata che inizia qua a Rapallo, devo dire in un momento importante per la nostra regione, per il nostro paese, perché proprio da Rapallo, stato, lo diceva prima, lo ricordava il nostro capogruppo del Consiglio regionale Franco Senarega, dopo, per la prima volta, devo dire, la Regione Liguria, dopo un'emergenza maltempo, è riuscita in pochi mesi a rimettere a posto sia le spiagge che grazie alla collaborazione allora del primo governo giallo-verde, dove mi onoravo di fare il vice ministro delle infrastrutture e le amministrazioni locali, si è riuscito a fare un'operazione incredibile. Qua c'erano più di 400 imbarcazioni affondate tra Rapallo, poi su Santa, dopo andremo a Santa, lì è stata anche ricostruita la diga del porto e la capitaneria, che ai tempi aveva avuto un grandissimo problema perché addirittura i ragazzi della capitaneria di Santa hanno rischiato la vita quel giorno perché le strutture non erano adeguate rispetto a un'emergenza come quella che si è verificata. La strada di Portofino, dove la regione è stata protagonista grazie al governatore, ma devo dire anche grazie a Franco Senare, allora e ancora attualmente assessore alle infrastrutture dell'area metropolitana di Genova, che in pochi tempi è stato presentato un progetto e si è riuscito a tempo di record a ricostruire una viabilità tra Santa Margherita e Portofino che nessuno credeva si potesse fare in così poco tempo. Quindi si ricorda spesso la Liguria per il ponte sul Polcevera, secondo me anche da ricordare la Liguria e la forza di questa terra anche su opere come queste, che magari, come posso dire, l'impatto mediatico hanno avuto un momento significativo e poi si è andati oltre, ma in realtà hanno rappresentato la possibilità quest'anno di tornare a fare turismo,
cosa che altrimenti non si sarebbe potuta fare. Guardate, non succede in tutte le regioni italiane. Anzi, normalmente nel nostro paese, quando succedono le sciagure, si rimane per anni azzoppati. Io sono andato a visitare la vice ministro quello che è successo dopo i terremoti nel centro Italia, dove ci sono stati i commissari dell'emergenza. Non è vero che non ci sono stati. Peccato che non hanno fatto quello che dovevano fare. Quindi qua invece si è nel piccolo che nel grande riusciti ad avere una squadra. Ecco qua, ci abbiamo anche il sindaco di Rapallo, che come posso dire, con cui abbiamo avuto in quel momento grandissimi rapporti. Mi ricordo anche Giancarlo Giorgetti, che era venuto da sottosegretario alla presidenza del Consiglio proprio qua a Rapallo a vedere com'era la situazione. Ecco, l'importanza del territorio. Da Roma a Genova a Rapallo, una squadra unita che, se succede qualcosa, consente alla gente di tornare a lavorare, perché il problema in questo paese è che c'è chi invece oggi non permette di tornare a lavorare. Quindi quello che noi vorremmo è rimettere un'amministrazione amica del territorio e magari anche un governo amico del territorio della nostra Liguria, perché noi sappiamo purtroppo che questa è una terra difficile, dove ogni, non dico ogni anno, ma ogni due anni abbiamo visto storicamente che qualche calamità succede, e noi abbiamo bisogno di avere gente a tutti i livelli che sia in grado di darci risposte rapide. E devo dire che la Liguria è diventato esempio di efficienza sulle infrastrutture, esempio di efficacia nella gestione delle emergenze negli ultimi anni. Vi ricordate la giunta regionale precedente alle alluvioni del 2011 e nel 2015 doveva ancora dare i soldi ai commercianti, alle imprese, doveva ancora provvedere, perché qualcuno pensava che tenersi di soldi e poi ridistribuirli a modo loro fosse la cosa che doveva fare la politica. Io credo che la politica deve avere rispetto dei soldi dei cittadini, e soprattutto i soldi appartengono ai cittadini, e quindi quando arrivano bisogna ridistribuirli immediatamente sul territorio. Quello è quello che ha fatto la giunta negli ultimi cinque anni. L'esempio modello Genova, oggi se ne riempiono la bocca tutti, anche quelli che hanno votato contro il decreto in Parlamento. Perché io lo dico da vice ministro, e chiunque può controllare chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Oggi c'è gente che ha votato contro, che viene a inaugurare il viadotto, il nuovo ponte San Giorgio, e si riempie la bocca e fa magari anche paginate sulle pubblicazioni, anche sui giornali locali. Peccato che per un mese e mezzo ha bloccato la Camera per non far approvare quel decreto che noi comunque abbiamo approvato. Quindi su questo dico attenzione a qualcuno, non prendere delle sbandate. Noi abbiamo bisogno della Gronda, abbiamo bisogno del tunnel Fontana Buona. C'era un sottosegretario qua oggi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, che viene da questo territorio, come io venivo da Genova, che aveva dato una promessa: andrò e sbloccherò quel progetto. Quel progetto era un progetto che sappiamo fermo da illo tempore, ma con la disgrazia avuta col crollo del ponte Morandi poteva essere messo sostanzialmente a pagamento da parte di Autostrade. Perché io vorrei capire se l'Italia non è uno strano paese dove qualcuno crolla un ponte e alla fine a pagare sono i cittadini. Io credo che con i danni che si sono avuti e con le sciagure avute in questo paese, Autostrade deve dare infrastrutture nuove a questa regione e deve dare opere compensative. Noi come governo avevamo chiesto il tunnel a Fontana Buona, avevamo chiesto di finire la Gronda di Genova, tutta una serie di svincoli, opere per oltre 5 miliardi di euro. Oggi di quelle opere non se ne parla più. La Gronda di Genova, che serve a tutti quelli che si muovono dalla Riviera di Ponente alla Riviera di Levante e viceversa, è un'opera che è già autorizzata sostanzialmente, che può essere cantierata per un valore di 4,3 miliardi di euro, ma il ministro, lo stesso ministro che ha votato contro il decreto Genova e che va a inaugurare il ponte, oggi non firma per la Gronda di Genova dal mese di settembre. Perché noi, se noi cantieri, li avremmo già aperti. E è lo stesso ministro che aveva promesso, insieme al sottosegretario, che riprendeva il tunnel della Fontana Buona e lo addebitava Autostrade, sono più di 300 milioni di euro, e vi posso dire
che se non verrà pagato da Autostrade quel tunnel non si farà mai, bene, non se ne sente più parlare. A me sarebbe piaciuto in questa campagna delle regionali parlare anche di queste cose, magari dividersi sul sì e sul no, ma non sul fatto che nessuno ne parli, perché fino a un mese e mezzo fa si facevano gli incontri e tutti andavano a promettere. Adesso basterebbe semplicemente chiudere e si potrebbe iniziare anche lì ad avere una visione diversa, che vorrebbe dire che da Rapallo a Cicagna ci si mette 6 minuti invece di un'ora. Questo è quello che cambia, vuol dire ridare vita all'entroterra, ridare sbocco al Tiguglio, ripuntare sulla forza del territorio. E ora mi taccio, lascio la parola a Matteo Salvini che è venuto a trovarci, ma era importante qua, proprio per quello che avete vissuto con il sindaco e con tutti, dire che noi sulle infrastrutture, su aiuto al territorio ci siamo, che se ci prendiamo un impegno lo manteniamo, che magari non siamo simpaticissimi quando mandiamo a quel paese qualcuno, ma non sopportiamo chi sparisce nelle campagne elettorali, non si prende gli impegni perché sa che non li vuole mantenere. E poi magari il giorno dopo ti fa le dichiarazioni altisonanti, perché nei momenti in cui vuole essere protagonista allora promette ai cittadini. No, io voglio che Sansa, e lo dico molto chiaro, ci chiarisca se è per le infrastrutture o non è per le infrastrutture, perché il PD e 5 Stelle non possono a Roma dire due cose diverse e poi unirsi in Liguria per non fare niente, perché guardate, se si fosse fatta alla fine degli anni 80 la Gronda di Genova non avremmo avuto quei morti che gridano vendetta sul Ponte Morandi. Questa è una roba indegna per un paese civile. E siccome quel giorno io ero lì, a differenza di qualcun altro che era in vacanza in Spagna, io vi dico che non voglio più rivivere sulla mia terra situazioni come quelle. Ma purtroppo a distanza di 2 anni, mentre qua le cose si sono fatte, a Roma da quando non siamo al governo siamo tornati 10 anni luce indietro. E questo non è accettabile, quindi rivinciamo la Liguria e poi mandiamo a casa un governo di abusivi. Grazie, viva Rapallo, viva il Tiguglio! Buon saluto sindaco. Grazie, il ringraziamento va nei vostri confronti, va a te Matteo, va a te Edoardo. Abbiamo fatto un periodo, noi abbiamo vissuto un periodo molto particolare qua a Rapallo, complessissimo, e tu l'hai ricordato. Ne siamo usciti in una maniera eccellente, grazie a una collaborazione, a un lavoro che abbiamo fatto assieme. E infatti voglio sottolineare la parola assieme, perché grazie alla collaborazione della Regione Liguria, insieme a te, insieme a Franco, quante volte, io sono vice coordinatore della città metropolitana, vice sindaco metropolitana, quante volte ci siamo incontrati sul tratto che collegava Santa Margherita a Portofino. Abbiamo rappresentato un esempio di un'Italia che quando vuole si riesce a rialzare. In pochissimi mesi 400 imbarcazioni sono state portate via, abbiamo fatto tantissimi lavori, nei prossimi mesi partiremo con un importante dragaggio per circa 10 milioni di euro che non è mai stato fatto nella nostra città. Questo è avvenuto grazie a una fortissima collaborazione e, consentitemi Matteo, a una preparazione, perché a governare la Liguria, a governare la nostra città, non per merito mio, però ci sono gente che ha delle capacità, delle conoscenze amministrative, sa distinguere cos'è una delibera di giunta o una determina. Questa fa la differenza e in pochissimi mesi Rapallo si trova in questa maniera, ma vedrete la Rapallo 2.0 come sarà nei prossimi mesi, sarà meravigliosa, perché partiremo con tantissimi interventi. Grazie Matteo per la tua presenza, abbiamo messo anche quella, c'è qua Edoardo, quella lì viene 1,5 milioni, arriva anche la passeggiata di Ripello. La paia più bella del mondo. E anche la spiaggia dell'altra spiaggia, le facciamo tutte e due. Grazie davvero, grazie. Ma grazie alla Liguria, grazie al Tiguglio, io ci vengo da quando ho 6 mesi, grazie ai miei nonni nel Golfo, quindi qua c'è un mix, immagino, di Liguri e di villeggianti, di milanesi, di piemontesi, di brianzoli. Diciamo che il virus non ha fermato questa splendida terra. Ieri abbiamo girato da Cairo Montenotte a Savona, ieri si è stati anche a Genova, ma non solo nel salotto buono, come di solito fanno i ben pensanti che vogliono accogliere i barconi con Rolex da 50.000 euro al polso. Ieri siamo andati anche nei quartieri popolari, siamo andati col sindaco Bucci
a ringraziare il Comitato Inquilini delle Case Popolari di Begato, enormi palazzoni da 50 anni che erano regno dello spaccio, dell'abusivismo, della sporcizia, senza provate voi a pensare, perché noi siamo a Rapallo, ovviamente fra Rapallo, Santa, Camogli, Recco, c'è un certo modo di vivere. A pochi chilometri c'erano palazzi di 20 piani senza ascensore, senza citofono, senza aria condizionata, senza riscaldamento. E io ci andai 3 anni fa con quello che poi divenne il sindaco di Genova e con Edoardo Rixi. E ai comitati inquilini promettemmo: dateci fiducia e noi durante il mandato a Genova con la Lega abbatteremo questi palazzi e costruiremo non casermoni che sono dei dormitori, ma palazzine da 5 piani, perché non deve essere una condanna vivere in periferia. Ieri siamo andati a dare i primi colpi di ruspa a quei palazzi che verranno abbattuti, al posto di quei palazzi verranno delle case per 500 famiglie. Questa per me è la politica, non la filosofia, promettere una cosa e poi farla. Ovviamente, per questo lo penso io, lo pensa la Lega, ognuno è libero di pensarla come vuole, in un momento di crisi economica quelle case popolari, visto che non c'è tutto per tutti, e il voto alla Lega del 20 settembre per chi è d'accordo va a ribadire questa convinzione: se non ho case per tutti, se non ho soldi per tutti, se non ho bonus bebè per tutti, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo, prima vengono gli uguri e poi viene il resto del mondo. Noi la pensiamo così e lo diciamo chiaramente. Quindi da Rapallo a Recco, a Genova, a Regione Liguria, io penso che in questi 5 anni si sia dimostrata la differenza. Anzi, la Liguria ha dato al mondo dimostrazione di quello che sono l'Italia e gli italiani, perché dopo quella che è stata una tragedia devastante si correva a rischio di arrendersi, di deprimersi, di aspettare l'aiuto divino dei marziani. In 1 anno e mezzo avete ricostruito il ponte senza ritardi, senza tangenti. Vi dico grazie a nome di tutti gli italiani, perché avete veramente dato una dimostrazione di capacità, di orgoglio, di dignità, di bravura. E il modello Genova, questo è il pensiero della Lega, dovrebbe essere applicato a tutte le opere pubbliche in Italia. Pieni poteri ai sindaci. E io lo dico perché i sindaci sono quelli che ne rispondono, nel bene o nel male. Pensate che ci sono zone terremotate in centro Italia da 6, 7, 8 anni con le macerie, è il commissario, è il subcommissario, è il nominato da Roma. Diamo pieni poteri ai sindaci, diamo i soldi ai sindaci e ci pensano loro. Come l'hanno fatto a Rapallo, a Genova, potrebbero farlo a Reggio Calabria e ad Amatrice, senza star lì. E invece la burocrazia, ma perché c'è una parte di politica che campa di burocrazia. Più le cose sono complicate, più possono assumere persone e magari pagare un po' di qua e un po' di là. Invece se dici la responsabilità è sua, se il ponte lo fa gli dici bravo, se il ponte non lo fa lo metti da parte e ne scegli un altro. In Italia occorre riportare nella pubblica amministrazione il criterio del merito: chi è bravo va avanti, chi non fa una mazza viene licenziato e cambia mestiere, perché non puoi avere... Quindi, in bocca al lupo. Poi ovviamente io stamattina comincio dalla Rapallo, anzi per onestà ho cominciato da Recco con 3 fette di focaccia con la cipolla, giusto per tenere lontani i giornalisti antipatici, così almeno la giornata è cominciata bene. Poi a Rapallo, poi andiamo a Valenza, ad Alessandria, poi a Valenza, poi a Rovato e Roncadelle in provincia di Brescia, poi a Viadane a Mantova. E stanotte andiamo a dormire a Bolzano, perché domani c'è tutta la provincia di Bolzano e di Trento, per arrivare poi a Verona, a Vicenza, e si ricomincia, perché il voto del 20 e 21 settembre è un'occasione di libertà storica, perché se va come l'aria mi fa sentire che possa andare non solo in Liguria ma in Puglia, nelle Marche, in Toscana, prima vincete voi e poi vanno a casa Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, la Bellanova, l'Azzolina. Ora, tre battaglie concrete che stiamo combattendo in questi giorni d'estate come Lega in Parlamento, anche se il Parlamento era chiuso. 1. La priorità, secondo me, non secondo il governo, stando ai titoli di giornali di oggi, per noi è la priorità già dalla primavera scorsa: la scuola. La scuola. Ci sono 8 milioni di bimbi
che aspetta di tornare in classe, 8 milioni di genitori che sono nel caos, siamo al 2 settembre, in tutta Europa le scuole hanno già riaperto, i bimbi sono in classe. Il titolo di apertura del Corriere di adesso è 50.000 cattedre vuote. Ad oggi, manchen des di, 50.000 cattedre vuote. Noi è da 3 mesi che proponiamo a Lazzolina le soluzioni. Assumi gli insegnanti precari che sono già in classe da 10 anni. Se ti mancano le aule, chiedile alle scuole pubbliche paritarie che hanno aule vuote e sono a disposizione, così almeno le aiuti anche economicamente. Ma questi no, perché se qualcosa puzza di privato, allora... Le scuole paritarie sono per i ricchi, è una cazzata, le scuole paritarie spesso e volentieri sono l'unica scelta per le mamme e per i papà. E poi la libertà educativa è sancita dalla Costituzione, potranno decidere mamme e papà che tipo di educazione e di formazione dare al loro figliolo, ci pensa qualcuno al Ministero. Ma pensate che, e lo dico non da senatore ma da genitore, stanno litigando da settimane su chi misura la febbre, su chi misura la febbre, cioè ad oggi, a quanto si è capito, la febbre la misurano a casa mamma e papà tutte le mattine, ma questi vivono su Marte, perché se uno ha 3 figli che vanno in 3 scuole diverse, con 3 età diverse che entrano in 3 orari diversi, cosa fai? Ti alzi alle 5:30 per provare la prima febbre e alle 8. E se uno, altra domanda, ma di vita vera, perché la politica è risolvere problemi veri. Ma se io con 3 figli ne ho uno con 37 e 5, che succede? Chiudiamo le aziende in mezza Italia. A ottobre, che cosa succede? Ma è successo da 100 anni a questa parte. Succede ai miei figli, succederà ai vostri. A ottobre, vi do questo preannuncio, questa previsione. A ottobre. Tanti bimbi prenderanno al raffreddore l'influenza. Ma questo è successo l'anno scorso, succederà l'anno prossimo. Ma se, e cosa succede in una classe se c'è un bimbo? Ormai è più pericoloso starnutire che spacciare, nel senso che se passeggi per Rapallo, starnutisci, ti guardano come un delinquente. Se fotti l'orologio a qualcuno in lungomare, vabbè, però basta che abbia la mascherina. Scherzi a parte. Tenere alta l'attenzione, usare le precauzioni, lavarsi le mani, nessuno pretende di fare i concerti di Vasco a San Siro con 50.000 persone, però la scuola è sacra, il diritto allo studio dei bimbi non si tocca e mi rifiuto di pensare, cosa di cui stanno ancora discutendo, di mettere il bavaglio in faccia a bimbi di 6 anni per 6 o 7 ore in classe. I nostri bimbi non sono pacchetti da chiudere in classe, col plexiglass, con le mascherine, con il diserbante, quindi scuola per la misurazione della febbre, la soluzione qualunque normo dotato l'ha già proposta, il governo ha trovato 120 milioni di euro per il bonus per i monopattini elettrici, di fondamentale utilità per il rilancio del paese, me li vedo a sfrecciare per Rapallo il monopattino elettrico, me li vedo gli artigiani che vanno al lavoro la mattina con il monopattino elettrico, ma se hai trovato 100 milioni per i monopattini, trova 100 milioni per comprare dei termoscanner per le scuole che ti misurano la febbre all'ingresso della scuola, punto, senza rompere le scatole a mamma e papà. Non è quello uno scienziato, eh? Quindi, scuola, e vediamo, perché mancano 10 giorni e ancora c'è la nebulosa. Appena riapre il Parlamento, siccome è 3 mesi che il ministro litiga con gli insegnanti, con i presidi, con i precari, con le famiglie, noi depositiamo come Lega una mozione di sfiducia alla signora Azzolina che non è capace di fare il suo mestiere. Sulle tasse, anche qua la battaglia la stiamo facendo, ieri sera eravamo a una cena a Genova con 200 imprenditori e professionisti, la soluzione l'hanno data i commercialisti, i consulenti del lavoro, ed è quello che sostiene la Lega e stanno facendo in altri paesi europei. Fino al 31 dicembre, siccome è un anno fiscale e economico molto complicato sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori in generale, in un paese normale, fino al 31 dicembre un governo normale non rompe le scatole con Equitalia, saldi e acconti. Fino al 31 dicembre pace fiscale e lascia che la gente lavori, lascia che la gente incassi, lascia che la gente fatturi. E poi dal 1 gennaio ne parliamo, sono 4 mesi, eh? Sono 4 mesi di respiro. Pensate, questi sono i dati che ad oggi sono state accumulate, siamo arrivati a 13 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia pronte a partire. 13 milioni,
e non sto parlando di cartelle da 20 milioni di euro per quello che si è fatto la Sesta Villa Rapallo, sto parlando di cartelle esattoriali che mediamente sono intorno ai 10.000 euro, che però con le sanzioni, gli interessi, le more diventano 15, diventano 20, diventano 25, l'artigiano in difficoltà, il pensionato che ha dovuto aiutare il figlio e non ce l'ha fatta a pagare l'affitto, a pagare la multa. Bene, la proposta della Lega anche su questa è semplice: invece di rovinare le famiglie, perché se uno non ha pagato una multa prima del virus, evidentemente sarà ancora più difficile che la paghi dopo, visto che non ha lavorato, la proposta della Lega che abbiamo applicato quando si è stati al governo, pace fiscale, io ti do la cartella, tu mi dai il 15% di quello che mi devi e io quella cartella la straccio e non esiste più per il resto dei tuoi giorni. Io stato incasso e tu cittadino torni a vivere una vita normale. Pace fiscale, pace edilizia, reset, si ricomincia da capo. Speriamo. Poi un occhio, ve lo dico questa mattina di settembre, segnatelo. E poi vediamo la primavera prossima se era vero o non era vero, perché abbiamo già capito che una delle cosiddette riforme, e sarebbe un massacro, che il governo si è impegnato a fare con l'Europa in cambio dell'eventuale prestito, perché l'Europa è molto generosa, visto che sono morte 35.000 persone, hanno detto: se fate i bravi vi prestiamo l'anno prossimo una parte dei soldi che voi ci avete dato in passato. Bella anche regalo, mi prestano i soldi che io ho pagato e che poi devo restituire. È come se in banca oggi mi dicessero: guardi Salvini, oggi è il suo giorno fortunato, le faccio prelevare 200 euro dal suo conto corrente. Madonna mia, oggi è veramente la mia giornata fortunata. Però in cambio di questo prestito hanno messo alcune regole, la prima delle quali, ricordatevelo perché i giornali cercano di parlarne il meno possibile, ma secondo me sarebbe gravissimo: l'Europa chiede di cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Se proveranno a tornare alla legge Fornero, facciamo le barricate dentro il Parlamento, fuori dal Parlamento, sul lungomare di Rapallo, in autostrada sulla Milano-Genova, perché sarebbe un massacro per lavoratrici e lavoratori italiani. Quindi questa è la vita reale, non la faccio lunga. Poi ho visto che c'era un signore con un bimbo, non so dove è finito, che ha detto: denunciate anche me. Sei tu, dov'è il cartello? Vieni qua col cartello, tuo figlio, c'hai l'uomo ragno, c'è la mascherina dell'uomo ragno, vieni un attimo col cartello, chiedi anche all'uomo ragno se vuole venire. Non ce l'ha più, gli ha fregato la mano, va bene, tanto se abbiamo l'Azzolina come ministro possiamo avere anche l'uomo ragno a Rapallo. Ecco. No, no, vieni, fai vedere il cartello, ecco. Io lo ringrazio perché a nome vostro il 3 ottobre andrò a processo in tribunale a Catania perché ho bloccato gli sbarchi e andrò in quel tribunale a testa alta per aver difeso il mio paese, le sue regole, i suoi confini, le sue leggi, il suo onore e la sua dignità. Perché anche in Liguria abbiamo bisogno dei turisti che pagano, dei barconi che portano turisti che pagano, non di quelli che portano problemi, reati e virus, perché l'immigrazione, se è controllata, è un fattore positivo. In questo momento a Lampedusa ci sono migliaia di persone sparse, che poi ovviamente qual è la soluzione del governo? Per non farle rimanere tutto Lampedusa, ne mando un po' in Liguria, un po' in Abruzzo, un po' a Milano, un po' a Roma, un po' a Salerno. No, se io devo rischiare la galera, perché rischio 15 anni di carcere, per aver fatto quello che voi mi avete chiesto, perché io non l'ho fatto di nascosto. Vi ho detto: se mi votate, cancello la legge Fornero, approvo la legge sulla legittima difesa, diamo la flat tax alle partite IVA sotto i 65.000 euro di fatturato e faremo di tutto per bloccare gli sbarchi. L'ho fatto, probabilmente c'è qualche giudice che non è abituato ai politici che mantengono le promesse fatte in campagna elettorale. Rischio 15 anni di galera, rischio di andare in galera, vado a testa alta a difendere il mio paese e appena torno al governo rifarò esattamente la stessa cosa. Punto. Viva la Rapallo, viva la Liguria, viva la Lega, viva le donne e gli uomini liberi e coraggiosi di questo paese. Grazie a tutti.